È giunto alla settima edizione Sibari Air Show, uno dei massimi eventi sportivi nazionali che si tiene in Calabria, precisamente presso l'aeroclub Sibari Fly a Cassano allo Ionio, e dove per tre giorni i velivoli provenienti da ogni dove hanno solcato il cielo di Sibari, e tra questi anche le pattuglie acrobatiche con il 5 volte campione italiano di acrobazia sia in precisione che in freestyle Andrea Pesenato. Questo è un Cap 231, produzione francese, un mezzo vecchiotto, tutto di legno, però il fatto di essere vecchio, diciamo, lo deprezza nel mercato e consente anche a quelli come me di potersi avvicinare. Nonostante l'età, si batte ancora bene nella mia categoria e dunque sono contento. Questo aeroplano in particolare è autocostruito, nel senso che il mondo del volo può avvalersi anche addirittura di una diciamo diramazione che prevede l'home built, cioè l'autocostruzione, e io mi imbarcai tanto tempo fa nella costruzione di questo piccolo velivolo con piena soddisfazione, quindi sfatiamo il mito che diventare piloti o comunque pilotare un aereo corrisponde ad essere ricchi. Non è vero, c'è moltissimo da poter fare con spese contenute. Tutto questo è possibile grazie al dinamico imprenditore appassionato di volo Mario Varca, che ha in serbo nuovi progetti. Penso che sia riuscito veramente bene, una ottima presenza di piloti che portano i loro aerei qui nella Sibaritiera a far conoscere il territorio, territorio che merita veramente tanto. Ho presentato un progetto proprio la settimana scorsa al Comune di Cassano, che il sindaco ha sposato, e anche la Regione Calabria. È un avio resort, cioè un resort in un'avio superficie, direi che è unico in Italia. Sarà un resort con tutti i servizi, sarà una struttura da 400 posti letto, con impianti sportivi di ogni genere, minigolf, campi da tennis, padel e quant'altro. E quindi sarà per la Sibaritide il fiore all'occhiello, ma io penso per l'intera Calabria. Varca non ha mancato di salutare gli amici amanti del volo dell'Emilia Romagna, che hanno subito quello che tutti quanti sappiamo. Alcuni hanno gli aerei negli hangar allagati, e quindi solidarietà massima anche da parte mia e della Sibari Fly.